Qualcuno ricorderà la sfortunata campagna commerciale di NTV, in arte Italo Treno, che qualche anno fa, in occasione del Family Day, aveva dedicato uno sconto a coloro che vi si stavano recando, uno sconto del 30%, apriti o cielo. Si era scatenato l'inferno. Sono stati accusati di omofobia. Giravano frasi assurde del tipo sconto Family 30 per chi va al Family Day. Sta arrivando anche Negro 30 e Birkenau 40. A nulla valse il fatto di ricordare che Italo Treno aveva fatto analoghe offerte commerciali anche per il Gay Pride. Quando la macchina dei diritti si mette in moto, diventa oscurantista e bigotta molto più dei soggetti che intenderebbe denunciare. Accade adesso che Brico Market, giovane società dinamica e realtà imprenditoriale siciliana, come dicono loro sul loro sito, abbia avuto la bella pensata di fare un'offerta commerciale che recita così. Se ti sei vaccinato o hai prenotato, ti sarà applicato uno sconto del 10% su tutti gli articoli. Non ci sorprende. Per chi guarda BioBlu avrà visto recentemente l'intervista all'attivista e artista israeliana Dea, che raccontava come in Israele già ci siano dei supermercati che addirittura permettono l'accesso soltanto ai vaccinati. E addirittura esistevano delle sedie a sdraio per soli vaccinati, che poi sono state rimosse in virtù della pressione dell'opinione pubblica, che evidentemente è disposta ad accettare sì tutto, ma forse oltre un certo livello non va. Quello che sorprende è invece che in questo caso non si assista a nessuna levata di scudi della macchina dei diritti, le quali reagiscono con veemenza nel caso in cui qualcuno faccia uno sconto a qualcun altro che si reca a un evento, ma non hanno nulla da dire se un pensionato che non arriva alla fine del mese si è indotto a farsi siringare pur di ottenere uno sconto del 10%. Cosa c'è di male in uno sconto per soli vaccinati? Si starà chiedendo l'incauto lettore dal Corriere della Sera che occasionalmente è capitato sul BioBlu. Beh, ci si dovrebbe chiedere che cosa c'è di bene. Cominciamo dall'inizio. Innanzitutto, per restare sul tema dei diritti della persona, esiste il diritto alla privacy. E invece qua assistiamo al fatto che ovviamente, se uno si presenta alla cassa e richiede uno sconto, sta dicendo alla cassiera e anche a tutti quelli in fila che lui un farmaco l'ha assunto. Mentre di converso, se uno va alla cassa e non chiede uno sconto, pur avendone diritto, una cosa che diciamo è irragionevole, sta comunicando alla cassiera e a tutti quelli che sono in fila che è un pericoloso untore pronto a sterminare l'intera umanità. Numero 2. Infuria ancora il dibattito sulla contagiosità dei vaccini, ovvero sul fatto che il vaccino renda chi lo assume incapace di trasferire il contagio ad altri. Bene, perché se la sua capacità di infettare fosse inalterata, allora non si capirebbe come una tale iniziativa potesse garantire di avere e di consegnare ai clienti un esercizio commerciale libero da infezioni, cioè sanificato. Del resto, se la campagna stessa recita che basta essere vaccinati ma anche soltanto avere prenotato, capiamo che la finalità di questa campagna vaccinale non è certamente avere un esercizio commerciale più sano, perché chi ha prenotato è ancora chiaramente libero di infettare chi vuole. Ma soprattutto, il vaccino, o meglio, nel caso dei vaccini a mRNA, cosiddetti vaccini, la terapia genica, non è esente da effetti collaterali, i quali possono essere potenzialmente anche letali. Lo vediamo purtroppo con il caso di AstraZeneca. Chiunque legga un po' di giornali in giro sa che in questi casi si sono verificati purtroppo numerosi decessi, ma AstraZeneca non è l'unico. Anche con altri tipi di vaccini ci sono effetti collaterali molto gravi, si va dalle paralisi alle mialgie, a tutta un'altra serie di patologie invalidanti. Davvero Brico Market vuole assumersi la responsabilità di spingere una persona sana a compiere un gesto potenzialmente lesivo della sua integrità fisica? È ammissibile speculare su un dramma, perché è un dramma capire se uno vuole correre un rischio invece di correre un altro che gli viene comunicato come potenzialmente mortale, per ricavarne un'utilità commerciale? E se altre catene commerciali dovessero fare la stessa pensata di Brico Market, ci ritroveremmo presto con una lista di indigenti infinita che sarebbe disposta a assumere un farmaco, a farsi fare una puntura pur di sbarcare il lunario.
ogni cittadino gode delle tutele della Costituzione. E la Costituzione, all'articolo 32, dice che nessuno può essere soggetto a un trattamento sanitario obbligatorio, se non per disposizione di legge, ma attenzione. La legge non può in nessun caso, e le parole nella Costituzione hanno un peso, in nessun caso superare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Se passa il concetto che la rinuncia a un diritto costituzionale possa essere barattato per una logica commerciale, allora è il baratro della società. Perché a questo punto non rinunciare alla libertà di parola? Perché non scambiare per uno sconto la libertà di riunirsi, di associarsi, la libertà di culto, il diritto a non essere perquisiti, la libertà di circolazione? Quella già ce l'hanno tolta, però almeno non è per avere uno sconto alla COP. Ecco. Se stai a casa ti facciamo il 10% di sconto. Se ti converti al buddismo il 30%. E mi voglio rovinare, se cambi sesso avrai il 50% di sconto, ma solo sui rossetti e sugli assorbenti con le ali. Non c'è limite alla fantasia. È per questo che esiste la Costituzione, per evitare che la fantasia di qualcuno si trasformi nell'incubo di qualcun altro.